Bi dice sempre di essere un bambino molto fortunato. Gioca, disegna, prende un mestiere in un paese povero come il Burkina Faso. Suo padre, Ali, è molto orgoglioso di lui. Ogni giorno che passa, Ali dice che somiglia sempre di più a sua madre, Fatou. Fatou ha avuto un parto e una gravidanza piuttosto complicate. Solo Bi è sopravvissuto, suo fratello è nato morto. E quindi non potrà mai somigliare a Fatou. È anche per questo che Bi dice sempre di essere un bambino molto fortunato, perché potrà somigliare alla sua mamma. Una settimana dopo essere stata dimessa dall'ospedale, Fatou iniziò a soffrire di emicrania e venne ricoverata di nuovo. E per una settimana Fatou e Ali pagarono per comprare le medicine e le analisi necessarie per la salute di Fatou. 13 giorni dopo il parto, Fatou iniziò a tremare e venne spostata nel reparto di emergenza dell'ospedale. Ora, c'è da dire che in Burkina Faso l'ospedale è un po' come una camera di commercio. Se sei povero ti mettono da parte, se sei ricco si occupano di te. Mi fecero aspettare molto a lungo Fatou. A un certo punto Ali chiese ma perché? E gli risposero, tu per primo devi essere in grado di occuparti di tua moglie. E Ali capì che avrebbe dovuto trovare i soldi per pagare le analisi del sangue, per pagare le siringhe, i guanti, l'alcol, le medicine. E la ricerca dei soldi necessari rallentò l'accesso alle cure per Fatou che peggiorò. Fatou è morta in ospedale quando Bi aveva 13 giorni di vita. Bi crescerà senza di lei. La verità è che Bi non è per niente un bambino fortunato. Fatou è una delle 2000 donne che ogni anno in Burkina Faso muoiono per complicanze legate al parto o alla gravidanza. La mortalità materna è una delle più insopportabili conseguenze della povertà. Ogni anno nel mondo oltre 350.000 donne muoiono tra dolori atroci nelle loro abitazioni o mentre tentano di raggiungere una struttura medica o un ospedale dove non ricevono il tempo di cure di cui hanno bisogno. Sono tutte donne che muoiono per complicanze legate al parto o alla gravidanza e quasi tutte potrebbero essere salvate. Questo non è solo un'emergenza sanitaria mondiale, è uno scandalo per i diritti umani. Ogni donna ha diritto alla vita e ogni donna ha diritto ai più alti standard sanitari possibili. Invia un SMS al 45506 e aiuta Amnesty nella lotta contro la mortalità materna.